Si è chiusa nel segno del successo la prima edizione di Choco Moments Pistoia, la festa del cioccolato artigianale che si è svolta in Piazza dello Spirito Santo da venerdì 2 a domenica 4 febbraio. La manifestazione, che ha visto una folta partecipazione di pubblico, è stata organizzata da Choco Moments e CNA Toscana Centro in collaborazione con il Comune di Pistoia. Cuore pulsante dell'evento è stata la mostra mercato del cioccolato artigianale, con stand sempre aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20. Sì, non ce l'aspettavamo, ci abbiamo messo il cuore per questa manifestazione, ma siamo stati gratificati da tutta questa gente, da tutti questi bambini, da tutte queste famiglie che sono venuti a trovarci. Siamo molto contenti, una prima edizione ma direi proprio ben riuscita. Quanti espositori e venditori sono venuti e da dove? Abbiamo 14 stand che si sono proposti un po' da tutta l'Italia. Il nostro format è composto da artigiani del cioccolato, quindi sono solo cioccolatieri che durante la settimana preparano nei propri laboratori una materia prima, un prodotto di alta qualità con un capitolato molto rigido che permette poi di presentare sulla piazza un prodotto totalmente artigianale. Anche una tavoletta da record. Una tavoletta da Guinness, sì, quest'anno siamo partiti con 15 metri, che è già una bella metratura, e diciamo che l'abbiamo servita tutta, e quindi direi un ottimo risultato anche per questo Guinness. Come è nata questa manifestazione? Ci sarà un numero 2? È nata con un contatto con la CNA e con l'assessore che ci avevano visitato, visto, e noi ci siamo proposti perché credevamo in Pistoia, e quindi si è creato un team per realizzare questa manifestazione. Direi un ottimo lavoro abbiamo fatto, e sicuramente ci sarà una seconda edizione.